uno dice, ma cosa posso fare io? Il teatro può essere un mezzo perché è il pubblico, ma il pubblico, ma cosa vuol dire il pubblico? Il pubblico, sì, già formalmente c'è uno che sta lì e loro... Il problema però è che il teatro comincia finito lo spettacolo, il pubblico lavora e plaude finito lo spettacolo, l'autore lavora dopo lo spettacolo è l'ouverture, lo spettacolo è l'inizio, lo spettacolo è l'incipit, può essere l'alibi, ma non è il libro, è semplicemente l'occasione per, è il mezzo, non il risultato. E allora lo spettatore dice io ho applaudito, ho gradito, non ho gradito, esco dicendo va troppo veloce, ma porca miseria, io vado troppo veloce e non ci accorgiamo come il tempo sia finito, se uno non si accorge di come va veloce il tempo e trova veloce me, ha una dimensione con rapporto col tempo assurda, cioè veloce, non vado io veloce, siamo lenti noi nell'andare a vedere certa ritmica. Allora non è che io faccio denuncia, non mi anche la denuncia un pezzettino, ma a me interessa proprio mettere in una, come si può dire, in una frequenza d'onda quello che è oggi sfrequenziato. Ci hanno spiegato la fisica quantistica, ci arriva prima del teatro, ci arriva prima forse anche della religione alle volte, ci arriva prima dell'arte. La fisica quantistica ha dimostrato che noi abbiamo degli organi che suonano, hanno una frequenza, il cuore ha una frequenza, il fegato ha una frequenza, il pancreas, il cervello, emanano, fanno suoni, e questa frequenza, a seconda del trovare l'onda giusta, si mette in onda in frequenza con l'altro. Allora, il lavoro è rifrequenziare, rimettere in vibrazione, in suono, per non stonare. Allora dice, lo farò poi personalmente quando sarà il momento. Ecco, il momento, l'altro tema fondamentale, l'arte e la poesia ti dovrebbero raccontare, non spiegare, raccontare che il momento è sempre, e ci sono dei più sempre di altri sempre, soprattutto se sei disperato, se sei protestante, protestante in questo senso, se sei arrabbiato, se vuoi che le cose cambino. Perché devo aspettare? Cosa devo aspettare? La musica di chi? Di quale musicista? Quale racconto ancora? Quale... Se non mi rendo conto che io sono l'artista, io sono l'opera, io sono un'opera continua, in modificazione, uno dice, l'ho già detto, lo ripeto, fino a... uno dice, però c'è da impazzire, perché questo richiede... Cioè, scegliamo il tipo di pazzia, cambiamo il tipo di pazzia, andiamo a vederne un'altra lettura. Manca anima, però è chiaro che se lo dice Madre Teresa di Calcutta in un certo momento, siamo tutti d'accordo, politici compresi. San Suu Kyi ha ricevuto una laurea honoris causa a Bologna, ma soprattutto a Roma, dove la gente commossa applaudiva. Ma che cosa applaudivano questi politici davanti a San Suu Kyi? I quali applaudivano una donna che diceva non c'è anima, non c'è politica se non c'è anima. Non c'è... Cioè, allora... Il rapporto è questo, io devo spezzare, dovrei spezzare il prima possibile come singolo, persona, cittadino, studente, povero, ricco, con le possibilità che ho, cominciare a spezzare, a interrompere la sicurezza di essere la persona che non può fare niente. C'è una sicurezza che noi abbiamo, che ci spinge, siamo sicuri che non possiamo fare niente per i morti dell'ISIS. Siamo sicuri che non possiamo fare niente perché le donne non vengano, siamo sicuri che non possiamo fare niente. Questa catena va spezzata e bisogna cominciare a fare un altro mestiere, che è il mestiere degli altri, che è l'immedesimazione, che è la presa in carico, perché sulla terra ci stiamo arrivando. Hanno dimostrato, hanno spiegato e spiegano che comunque la terra richiama, ha dei bisogni, ha delle necessità. Sulla scienza ci arriviamo, ma sulla scienza che diventa coscienza e siamo noi l'albero, siamo noi la terra, dobbiamo cambiare noi, diventa sempre chiuso, è sempre soffocato da quel: ma cosa posso fare io?
E il punto è lì, ma vogliamo, sia da volo, volare, da volere, vogliamo, cioè ci interessa davvero il bene, ci interessa davvero, o è un concetto troppo alto, uno dice, senti, io mi faccio i miei 60 anni di vita, 80 anni di vita, a me far venire due maroni così. Io sono partito solo da una cosa, prima di tutto, soprattutto comica, io mi sento ancora una dose di comicità prepotente, ho una dose di rabbia, una buona dose di rabbia, dovuta anche a mie frustrazioni, a mie paure, a mie... però sempre in propensione, in predisposizione a un'unione più cosmica delle cose. Ma tutto nasce fondamentalmente dalla captazione, cioè io tiro sull'antenna, ma l'importante è che io stia ad antenna accesa. Poi tutto quello che, tutto, tante cose che passano vengono recepite, il mio lavoro è quello di raccoglierle, sentirle e cominciare a sceglierle. E la meraviglia della sostanza stupefacente è che tu la prendi, ti fa dei danni incredibili, gli altri si accorgono, qualcuno commette. In questo caso, se sembra che tutto sia regolare, ma magari io l'ho chiamata di sera sostanza stupefatta. La stupefatta è stupefacente. Stupefatta dice, ma di cosa ti fai? Cioè, è la sostanza che dice, ma come cazzo, sarei io che dovrei... È stupenda la sostanza del fatto che uno sia così senza sostanza, capito? E invece noi quella sostanza, lo stupefacente noi lo conteniamo. Conteniamo sia nel senso di lo contengo, non lo uso, ma lo conteniamo, l'abbiamo dentro questo. Questo dovrebbe far capire a tanta gente che abbiamo un potenziale superiore. Perché le persone che hanno un handicap sembra che abbiano più forza? Perché mettono semplicemente in moto prima e meglio quello che noi non mettiamo in moto. Io dico sempre ai miei figli, cercate anche di andare a tastoni, spesso. Prima di aspettare di diventare ciechi, provate spesso a sentire un po', a toccarvi, provate, ma fatelo, sensibilizzate un po' la parte già sensibile, perché non è così sensibile la parte, dice io vedo, ho una sensibilità, vedo. Fino a che poi ci devono dimostrare che chi non vede, vede di più, sente di più. Cerchiamo di fare questo lavoro di, non è un aumento per essere più grandi, ma per essere, è una forma anche di bellezza, ci piace, no, la bellezza, ci interessa la bellezza, eccetera, eccetera. Quindi danni di questo lavoro può arrivare a certe volte degli attacchi di impazienza tremendi.